Un saluto agli amici di Extreme Hardware, sono Angelo. Come molti di voi sapranno, QNAP ha presentato il mese scorso il nuovo sistema operativo per i propri NAS. Parlo del QTS 4.0, un sistema operativo completamente rinnovato sotto il punto di vista grafico e con delle aggiunte abbastanza interessanti. Abbiamo un desktop vero e proprio, come quello visto magari in sistemi Synology, e abbiamo nuovi widget e nuove funzionalità, soprattutto rivolte all'ambiente cloud e all'ambiente sharing, per quanto riguarda anche l'utilizzo di dispositivi mobile. Appunto lo sharing da qualsiasi posizione del mondo. Quindi in questo video andremo a vedere le funzionalità del nuovo QTS 4.0, andremo a vederne tutti i menu che comprendono e sono inseriti all'interno di questo nuovo sistema operativo. Adesso l'immagine verrà rimpicciolita e mi troverete nell'angolino in basso dove vi mostrerò tutte quante le funzioni del nuovo sistema. Eccomi dunque qui nell'angolino basso, andiamo a vedere appunto le nuove funzionalità del QTS 4.0. Ovviamente l'accesso è come per la versione precedente tramite browser. Inseriamo appunto l'indirizzo IP del nostro NAS presente in rete e inseriamo le credenziali di accesso che io per comodità ho lasciato invariate, quindi admin e admin per la password. Effettuiamo l'accesso nel pannello e notiamo subito che l'interfaccia grafica è completamente rinnovata rispetto a quanto visto prima. Prima vi ricordo c'era il menu nero con tutte le varie icone, mentre adesso abbiamo proprio un vero e proprio desktop. Subito all'avvio, al primo avvio, ci veniamo accolti da questo avvio rapido, questo benvenuto che ci permette di scaricare alcune applicazioni come QFinder sul nostro sistema operativo Windows oppure sul nostro Mac. Andando avanti abbiamo una panoramica di tutte quelle che sono le funzioni principali del nuovo QTS, come per esempio Photo Station, che era presente già anche nelle versioni precedenti, anche il Music Station, ma ha una veste grafica rinnovata, ci ricorda il supporto tramite DLNA allo sharing dei contenuti dei contenuti multimediali con PlayStation, Xbox o Smart TV, ci presenta il nuovo MyQNAP Cloud, che appunto ci permette insieme a Q-Sync di effettuare lo sharing dei dati attraverso internet, attraverso vari terminali che possono accedervi, e ci fa appunto vedere tramite Q-Sync la configurazione dei terminali. Come ultima schermata di introduzione ci introduce l'App Center, che ci permette l'installazione di innumerevoli applicazioni create apposta per questo sistema. Chiudiamo quindi la schermata di avvio rapido. Ok, eccoci. Questo qui che vediamo adesso è esattamente il desktop del nostro nuovo QTS 4.0. Come potete vedere è proprio un desktop vero e proprio, come quello di vari sistemi operativi. In basso abbiamo l'ora e la data. Nella parte alta abbiamo una barra applicazioni dove ci sono varie icone che ci permettono quindi di accedere a pannelli o a menu a tendina, come in questo caso abbiamo le impostazioni per quanto riguarda l'amministratore e comunque il riavvio, lo spegnimento della macchina, la disconnessione, quindi il logout. Possiamo cambiare la password di amministrazione. Oppure attraverso il pannello in alto delle opzioni possiamo inserire un'email, inserire un'immagine per l'amministratore, oppure switchare tra vari sfondi, appunto cambiare la password e alcune funzioni tipo il mostra tasto dashboard, eccetera. Nella parte centrale notiamo quelle che sono le icone del sistema, cioè il pannello di controllo, Photo Station, e quindi ci sono anche le icone delle applicazioni già preinstallate.
Music Station, Video Station, Dollo Station, piano piano le vedremo tutte una a uno. E nella parte bassa troviamo queste tre icone di lancio rapido che ci permettono il raggiungimento di altrettante pagine web. Per esempio, se effettuiamo clic su applicazione mobile QNAP, veniamo reindirizzati alla pagina di QNAP dove è possibile scaricare e effettuare il download per i nostri terminali mobili. Dei vari applicativi, appunto QNAP, quindi il QFile, il QManager, il QMobile, VMobile, eccetera eccetera, che sono tutte le applicazioni che ci permettono di accedere al nostro NAS da terminale, quindi da smartphone. Ora mi vedrete spostare probabilmente sul lato basso sinistro, perché vi mostro qui in basso la dashboard. C'è questo tastino, appunto, che è una specie di contagiri dell'automobile, che una volta cliccato esplode tutto la dashboard, che ci permette di visualizzare lo status del sistema. Abbiamo una grafica veramente moderna e semplice da intuire, di facile intuizione. Abbiamo un salute del sistema che ci permette di ricevere avvisi riguardanti appunto lo status del sistema e la salute degli hard disk. Abbiamo l'attività sulla rete e l'utilizzo di processore e RAM. Abbiamo, appunto, vedete LAN 1, LAN 2 e LAN 1 più 2, perché in questo caso ho effettuato il port trunking avviando il link aggregation tramite lo switch. Vediamo quanto spazio abbiamo disponibile sui nostri hard disk. In questo caso l'unità è un volume in RAID 0, quindi ci mostrerà la somma di due hard disk installati. Noteremo le varie attività programmate, la temperatura del sistema, e avremo delle news che arrivano direttamente dal sito QNAP, quindi da QNAP stessa. Notiamo che sui lati, adesso probabilmente sono tornato nell'angolo destro, sui lati abbiamo la freccina che ci permette di spostarci su multi desktop, esattamente come sui vari terminali, sui telefonini oppure su Linux o tutte quelle interfacce grafiche che permettono il multi desktop. Questo cosa ci serve? Ci serve per poter inserire altri widget oppure altre icone per eventuali software e applicativi che andremo a installare. Adesso cosa facciamo? Andiamo direttamente nel pannello di controllo, che è il vivo di questo sistema. Anche in questo caso la grafica è completamente rinnovata rispetto a quanto visto prima. Abbiamo un'interfaccia che è molto simile a quanto visto già in sistemi Synology, che per quanto mi riguarda, la mia opinione personale, avevano un'interfaccia grafica più innovativa e più moderna rispetto a quanto visto prima da altre case produttrici. E in questo caso QTS 4.0 è riuscita ad arrivare a quanto fatto da Synology in precedenza, con un aspetto grafico veramente innovativo e moderno. Facciamo una rapida navigazione all'interno dei vari sottomenu del pannello di controllo. È diviso il sistema in quattro grandi macro sezioni. Abbiamo impostazioni di sistema, impostazioni privilegi, servizi di rete e server applicazioni. Allora, partiamo dalle impostazioni di sistema. Abbiamo impostazioni generali, che ci permette appunto di impostare il nome del server, la porta HTTP di collegamento, la classica 8080, abilitare o disabilitare una connessione sicurica tramite protocollo SSL, o volendo anche obbligare soltanto connessioni sicure SSL.
passiamo di tab in tab, vediamo se si può ovviamente regolare l'ora, fare lo switch automatico tra l'ora solare e quella legale. Abbiamo una codifica dei file, non unicode, in inglese, abbiamo delle impostazioni per quanto riguarda l'efficacia della password e possiamo selezionare gli skin per la pagina di login, quindi possiamo cambiare anche un po' quello che è l'aspetto grafico delle varie schermate. Passiamo alla gestione dispositivi. Gestione archivi, scusate, questo è uno dei menu principali per quanto riguarda le impostazioni dei vari NAS che andremo ad acquistare, perché tramite questo pannello possiamo creare e gestire tutti quelli che sono i drive all'interno del nostro sistema. Vedete appunto che ci riconosce i due hard disk che abbiamo inserito all'interno del NAS, che in questo caso ne può ospitare fino a 4, e in basso notiamo che vi sono le informazioni relative al volume in RAID creato. Per creare un volume molto semplice, basta cliccare sul tasto Crea, verremo avvisati che i servizi si verranno restati, e qui, tramite questo comodo pannello grafico ricco di informazioni e spiegazioni, possiamo scegliere quale tipo di RAID e di volume andare a creare. In questo caso annulliamo perché l'abbiamo già fatto. Strumento di gestione RAID ci permette appunto di visualizzare il volume appena creato. Tramite la funzione Smart abbiamo le informazioni riguardanti i dischi, quindi la temperatura, lo status del disco, la capacità del disco e tutte le informazioni relative al disco. Abbiamo la possibilità di attivare la funzione ISCSI e il targeting avanzato tramite ACL. E andando avanti, passiamo al menu rete velocemente. Abbiamo ovviamente le impostazioni di rete. Possiamo, in questo caso, il nostro sistema è dotato di due schede di rete, quindi avremo le informazioni relative a entrambe le schede di rete. In questo caso abbiamo un'interfaccia Ethernet 1 più 2 perché ho creato appunto il port trunking. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di scegliere vari modelli, vari parametri di port trunking. Io ho utilizzato il protocollo di link aggregation che no, il mio switch vi permette di fare. La parte relativa alla wireless non è funzionante in questo caso perché non è dotato di wireless integrata. Abbiamo la possibilità di abilitare l'indirizzo IPv6. Possiamo selezionare l'assegnazione dei servizi utilizzabili sul NAS e su tutte le reti disponibili, entrare attraverso un proxy oppure utilizzare il servizio di DNS che è utile nel caso avessimo una linea dotata di indirizzo IP dinamico, e questo ci permette tramite un relink attraverso appunto il DNS e i provider che ci permettono di utilizzare questa funzione di accedere ovunque voi siate al vostro NAS. Andiamo per quanto riguarda il menu di protezione, possiamo decidere se accettare tutti i tipi di connessioni da tutti quanti, negare alcuni tipi di indirizzi IP e quindi non tutti i tipi di connessioni. Stessa cosa per quanto riguarda l'accesso al NAS stesso, possiamo decidere se dopo un determinato numero di tentativi falliti da parte di un utente attraverso i vari metodi di collegamento che qua possiamo vedere. Abbiamo i vari protocolli, SSH, Telnet, eccetera, eccetera. Se qualcuno sbaglia più di tot volte, lo deciderete voi, l'accesso, questo indirizzo IP di questo client che tenta l'accesso verrà bloccato e non potrà più connettersi per un determinato periodo di tempo che deciderete voi. Andiamo alla schermata hardware. Sulla parte generale abbiamo quelle che sono le funzionalità di standby, possiamo decidere dopo quanto tempo mettere in standby, mandare in standby i dischi.
poi abbiamo il tono acustico, se il nostro NAS è dotato di, ormai lo sono tutti, di allarme, possiamo decidere se abilitare o disabilitare questi tipi di allarme ogni evento o errore di sistema o in caso di accensione e spegnimento del sistema, di solito all'accensione funziona. Abbiamo le funzioni relative alla ventola, quindi raggiunte un determinato temperatura, abilitare la ventola, abbiamo lo smart fan che quindi imposta automaticamente tutti questi parametri ed è una funzione che solitamente non si modifica. Abbiamo il sottomenu relativo alla potenza, si chiama, quindi la riattivazione tramite wake up online del nostro NAS nel caso di mancata corrente, la riattivazione automatica del NAS una volta che la corrente viene ripristinata, esattamente al punto dove era il NAS prima e facendo quello che stava facendo prima. Possiamo decidere tramite la programmazione alimentazione quando accedere e quando spegnere il NAS al nostro piacimento. Poi abbiamo la parte relativa alle notifiche, che è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda un NAS. Abbiamo appunto tramite server SMTP possiamo, una volta inseriti i campi, ricevere delle email nel caso quando avviene un determinato evento nel nostro NAS, quindi magari in caso di errore o di rimozione di un disco, eccetera, eccetera, veniamo avvisati tramite mail oppure tramite SMS, tramite il server SMSC, sempre inserendo i dati, e possiamo decidere se essere avvisati in un modo o nell'altro. Poi c'è la parte relativa all'aggiornamento del firmware che può essere fatto automaticamente o manualmente, ovviamente. Abbiamo la schermata relativa alle impostazioni di backup del sistema. Questo cosa vuol dire? Che una volta che abbiamo settato tutti i nostri parametri che stiamo vedendo adesso, possiamo esportarli e quindi salvarli nel caso in cui si resettasse il NAS o per sicurezza abbiamo una copia di tutti i dati che possono essere ripristinate in un secondo momento. Abbiamo la parte relativa ai dispositivi esterni, quindi questo lo sposto un pelo più in là così almeno mi vedete meglio e vedete meglio tutte le schermate. Lo storage esterno, se abbiamo delle chiavette o degli hard disk esterni, verranno visualizzati in questa parte qui, così come per quanto riguarda delle stampanti USB oppure degli UPS, possiamo abilitare supporto UPS, quindi eccetera eccetera. Nella parte relativa alla gestione, invece, ci verrà aperto un'altra schermata che ci riporta, se riesco a spostarlo, ok? Che ci riporta le informazioni di sistema con tutte le impostazioni da noi scelte, i vari servizi attivi, i servizi non attivi, le informazioni riguardanti l'hardware, quindi l'utilizzo della CPU, eccetera, eccetera. Abbiamo anche su controllo risorse un grafico che ci permette di visualizzare l'attività della CPU, della memoria, eccetera, eccetera. In registri di sistema invece abbiamo il log di tutto quello che succede all'interno del sistema. Ovviamente in rosso abbiamo le parti relative a degli errori, come potete vedere sono capitati anche a me. Possiamo vedere gli utenti in linea, eccetera, eccetera. Passiamo a impostazioni e privilegi. Impostazioni e privilegi è la parte riguardante gli utenti e i privilegi appunto degli utenti sulle cartelle e sui file. Abbiamo appunto la parte utenti, ci permette di aggiungere un utente o di creare più utenti e di ogni utente possiamo modificare il profilo dell'utente, inserirlo in un gruppo utenti, eccetera, eccetera. Passiamo a gruppo utenti, invece anche in questo caso possiamo creare un gruppo utente e una volta inserito il nome possiamo, adesso proviamo, ok, possiamo deselezionare quali utenti far parte a questo, quali utenti far rientrare all'interno di questo gruppo, scusate il disguido vocale lessico, e quindi anche assegnare
dei privilegi agli utenti, si possono scegliere delle cartelle condivise e quali utenti far accedere a queste cartelle tramite le varie autorizzazioni, eccetera, eccetera. Queste sono le cartelle che sono state create all'interno in automatico all'interno del nostro NAS. Possiamo ovviamente creare delle altre cartelle o eliminarle. Poi possiamo attivare le quote per gli utenti su disco. Cosa vuol dire? Che se abbiamo un disco da 1 tera possiamo decidere che ogni utente abbia, non so, 200 mega di spazio disponibile da utilizzare all'interno del disco. E poi c'è ancora le impostazioni relative alla protezione del dominio tramite autenticazione LDAP, eccetera, eccetera. Passiamo a servizi di rete, servizio di rete, che riguardano le varie impostazioni, i vari servizi di accesso al sistema tramite i vari protocolli, in questo caso WinMac NFS. Abbiamo appunto il supporto NFS che ci permette da un sistema Microsoft di accedere al nostro sistema e farlo rientrare nella nostra rete tramite appunto il nome di lavoro workgroup, che è il classico. Abbiamo la possibilità di abilitare l'Apple Talk per la rete Apple, così come abilitare il servizio NFS o disabilitarlo. Stessa cosa per quanto riguarda l'FTP, classico servizio FTP che possiamo abilitare e disabilitare. Possiamo scegliere il numero della porta, classica 21. Su avanzato possiamo decidere l'intervallo delle porte FTP passive. Poi abbiamo anche in questo caso ancora la possibilità di abilitare o disabilitare la connessione tramite Telnet e una connessione tramite protocollo SSH, porta 22. Servizio SNMP. Bisogna attivarlo anche in questo caso e inserire tutti quanti i vari parametri. Ne ho saltato uno. Ok, servizio di ricerca OPNP e Bonjour, che è utilizzato solitamente da sistemi Apple. Abbiamo un cestino di rete che può essere anche condiviso tra i vari utenti. Invece che eliminare completamente quando eliminiamo un file all'interno o una cartella all'interno del nostro NAS, invece che eliminarla definitivamente, abbiamo la possibilità tramite il cestino di rete di parcheggiarla nel cestino, come succede in Windows e negli altri vari sistemi operativi classici, e quindi avere la possibilità di recuperare il cestino e i file all'interno del cestino, ovviamente. Se andiamo nella parte Q-Sync invece, veniamo catapultati all'interno di un altro menu che è appunto relativo a quello del Q-Sync, che ci permette la sincronizzazione dei nostri file e delle nostre cartelle attraverso il web e attraverso tutti i nostri terminali mobili, che possono essere appunto smartphone, eccetera, eccetera. Quindi andando avanti nel pannello di controllo, ultima parte è riguardante il server applicazioni. Anche in questo caso ci sono tutti i server e gli applicativi attivabili e non attivabili. Abbiamo il Photo Station, Music Station, Multimedia Station, che sono esattamente identici a quelli visti precedentemente nella precedente versione del software utilizzato da QNAP, Download Station, Surveillance Station, se vogliamo installare delle videocamere di sorveglianza. Tramite la gestione backup abbiamo una marea di impostazioni che possiamo andare a toccare per quanto riguarda il backup. Possiamo farlo in locale tramite il Time Machine per quanto riguarda con Time Machine, scusate, per quanto riguarda Apple. I sistemi .OS possono appoggiarsi al NAS come punto di riferimento per gestire il Time Machine. Possiamo fare un
backup NAS to NAS o un backup veloce su disco esterno, oppure utilizzare backup cloud che riguarda tutti i vari servizi online che permettono un'archiviazione di spazio e quindi la possibilità di effettuare un backup del nostro sistema direttamente su questi servizi. Abbiamo poi server iTunes, possiamo abilitare server iTunes, il server multimediale, la libreria multimediale che permette l'indicizzazione automatica di tutti quelli che sono i contenuti multimediali all'interno del nostro NAS. Possiamo decidere quale cartella utilizzare, c'è già la multimedia di default. Abbiamo la possibilità di attivare o disabilitare il server web. Cosa vuol dire? Possiamo ospitare un sito internet direttamente sul nostro NAS, e quindi attivando questa funzione abbiamo un server LDAP. Adesso appena mi cambia la schermata, lo vedete, ok, possiamo abilitare e disabilitare il server LDAP, abbiamo la possibilità di creare una VPN, possiamo abilitare il server MySQL nel caso in cui decidessimo appunto di ospitare un sito internet sul nostro NAS, abbiamo il MySQL e quindi la possibilità di creare e gestire un database direttamente sul nostro NAS. Le impostazioni di syslog, possiamo decidere se esportare e importare anche il log di sistema. Abbiamo l'applicativo per quanto riguarda il server, la funzione per quanto riguarda l'antivirus. Possiamo decidere ogni quanto fare effettuare un controllo all'antivirus sul nostro NAS. Qui verranno visualizzati i processi di scansione, i rapporti delle scansioni effettuate e tutti quelli che sono i file che sono stati messi in quarantena. Possiamo utilizzare il server Radius con l'impostazione di client e utenti Radius, e poi abbiamo un server TFTP che è un classico server FTP sicuro con canale sicuro che troviamo all'interno ormai di tutti i NAS. Questo è il pannello di controllo, come avete potuto vedere è immenso ed è veramente stracolmo, stracolmo di parametri che possiamo andare a modificare. Abbiamo quindi il photo station, facciamo una panoramica veramente molto molto veloce di quelle che sono le applicazioni già presenti nel vecchio sistema. Abbiamo la possibilità di visualizzare, potete vedere comunque che l'interfaccia grafica è cambiata. Abbiamo appunto la possibilità di visualizzare le fotografie, creare gli album, vedere le foto più importanti, le foto ultimamente scattate, creare delle presentazioni di fotografie o condividere direttamente le fotografie online tramite il Photo Station. Stessa cosa possiamo fare con Music Station, attraverso i nostri vari terminali avremo la possibilità di ascoltare tutti i contenuti audio presenti sul nostro NAS. Possiamo creare delle playlist, condividerle e visualizzare le informazioni e i brani in ordine di artista, album, eccetera, esattamente come succede con qualsiasi player multimediale che può essere Windows Media Player, eccetera. Ecco, qua colgo l'occasione per mostrarvi l'App Center. Ora ho effettuato clic su Video Station, come avete potuto vedere, che adesso vi faccio rivedere un attimo. Come potete vedere, ha un piccolo più verde in basso sull'iconcina. Cosa vuol dire? Che non è installato, ma è possibile scaricarlo direttamente dall'App Center e
e quindi installarlo sul sistema. Noi non lo faremo, però colgo l'occasione di farvi vedere le varie applicazioni che sono presenti sull'App Center. Queste sono quelle già preselezionate da QNAP, abbiamo quelle consigliate da QNAP e poi abbiamo, se andiamo in tutte le applicazioni, possiamo, adesso ve le metto qui, così non interferisce con la mia faccia e ve le faccio vedere tutte. Abbiamo tutte le applicazioni che possiamo installare direttamente sul nostro sistema. Sono veramente, veramente tante che spaziano dal download station ad andare a toccare Google Drive, a QiTune Air, QAirPlay, QSB Cam, vanno a toccare dalla sicurezza a tipo Joomla o quelli che sono altri applicativi utili per la creazione di pagine web o comunque la condivisione di file o comunque per quanto riguarda la programmazione o la gestione di file multimediali. L'installazione è molto semplice, basta selezionarne una, fare installa e si installano. File Station è, come abbiamo già visto, relativo appunto al management, scusate, di quelli che sono i file e le cartelle all'interno del nostro NAS. Quindi qua accanto potrete vedere tutte quelle che sono le cartelle all'interno del NAS e qui troveremo i file, possiamo creare cartelle, caricare file, download dei file, eccetera, eccetera. Possiamo condividere i file attraverso appunto l'opzione di condivisione. Poi, cosa possiamo andare a vedere? La gestione backup l'abbiamo praticamente già visto, MyQNAP Cloud che ci permette, vediamolo questo, ci permette appunto la condivisione dei nostri file su rete e su tutti i terminali che utilizzano questo servizio. Possiamo fare una configurazione automatica del QNAP Cloud, possiamo anche registrare online e quindi effettuare tramite un name l'accesso al servizio e condividere i nostri file. Abbiamo Q-Sync che abbiamo già visto in precedenza, Surveillance Station per gestire le videocamere IP di sorveglianza che però deve essere installato tramite l'App Center. Abbiamo la funzione di antivirus che è quella che abbiamo già visto in precedenza, quindi scansione dei file, eccetera eccetera, e come ultima applicazione appunto abbiamo il classico App Center che ci permette appunto l'installazione di queste nuove funzionalità e nuovi applicativi per questo sistema. In alto abbiamo le varie preferenze per il desktop, come visualizzare le informazioni, possiamo ovviamente cambiare la lingua, ma non è il nostro caso. Abbiamo poi su questo libricino col punto di domanda la possibilità di raggiungere tutti quelli che sono gli help, gli aiuti per il cliente, quindi la guida QTS che è esaustiva, quindi tutto quello che ho detto io lo potrete vedere anche tramite tutte queste guide. Possiamo andare direttamente a QNAP Wiki, al forum di QNAP, servizio clienti, eccetera, eccetera. Non sto a dilungarmi troppo, è un'interfaccia grafica estremamente comoda, le funzioni sono pressoché quelle che erano presenti prima, riviste con una grafica aggiornata e soprattutto sono state introdotte nuove funzionalità per quanto riguarda appunto le funzioni cloud e le funzioni di sharing dei contenuti. Detto questo, non posso far altro che essere soddisfatto del lavoro svolto da QNAP per quanto riguarda questa interfaccia grafica che effettivamente dà una botta di vita, come si dice, all'interfaccia grafica e soprattutto al software relativo appunto ai sistemi QNAP che si sono rinnovati molto con questo sistema QTS 4.0. Io sono Angelo e questa era appunto una guida veloce al sistema QNAP QTS 4.0.